Benvenuti sul sito del Quotidiano di Sicilia. L'argomento di oggi è la produzione di idrocarburi dopo il disastro della Louisiana, avvenuto qualche settimana fa, con il rilascio ancora oggi di circa 100.000 barili di petrolio al giorno. Basti pensare che un barile corrisponde a 160 litri per capire la portata di questo evento ambientale eccezionale. La Sicilia si chiede se anche da noi può succedere una cosa del genere. Beh, in linea del tutto teorica sì, visto che ci sono due grandi pozzi al largo del canale di Sicilia, in acque territoriali siciliane, e mentre i livelli di sicurezza di questi due grandi pozzi, che ci sono da decenni, non hanno mai fatto rilevare alcunché, anzi i livelli di sicurezza sono abbastanza alti. Ma a gridare, diciamo, il coro di no verso nuovi tentativi di trivellazioni sono adesso le stesse istituzioni locali, come comuni e province di Trapani e Agrigento, le più esposte all'annuncio da parte di Eni e Shell, che, ironia della sorte, proprio poche settimane prima il disastro della Louisiana hanno annunciato a pompa magna il ritrovamento di due grandiosi giacimenti di petrolio e di gas proprio a ridosso delle coste di Trapani e Agrigento. Ebbene, comuni e province e consigli provinciali hanno detto no, e hanno detto no anche il presidente della commissione al Senato, Antonio D'Alì, schierandosi apertamente contro questi nuovi lavori al largo delle coste. Il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, compagno di partito del senatore D'Alì, invece ha detto che durante il proprio mandato, ma anche in precedenza, il ministero non ha dato alcuna valutazione di impatto ambientale verso ricerche e anche lavori di trivellazione, che pure ci sono stati, basti pensare appunto agli annunci di cui dicevo poc'anzi. E quindi qualcuno ha autorizzato in effetti queste trivellazioni. Non c'è solo l'aspetto ambientale, perché anche le trivellazioni relative a delle ricerche hanno un notevole impatto ambientale, si rilasciano numerosi elementi inquinanti, diciamo, nel mare. E dicevo che non c'è soltanto l'aspetto ambientale, ma anche quello economico. Da anni, da decenni, la Sicilia subisce questo tipo di attività. Ricordo che in Sicilia si produce il 10% di petrolio e il 3% di gas naturale, e senza una vera contropartita economica, nonostante lo dica il nostro statuto autonomo per quanto riguarda le accise e il pagamento delle imposte. Da decenni la Sicilia ha subito un notevole impatto economico a livello negativo da questo tipo di attività, ma di questo parleremo la prossima volta. Buon proseguimento. QDS, Quotidiano di Sicilia. Da 30 anni la tua buona informazione quotidiana, dal martedì al sabato, in edicola.